E si ripete anche quest'anno la gara di attacchi qui al Parco del Castello Magra, una bellissima manifestazione di classe. Sì, è il terzo anno che riusciamo a portare questa manifestazione al Castello Malgrà e ringrazio il gruppo italiano Attacchi e l'associazione Pegasus che si impegnano ogni anno per riuscire in questa giornata, in questa manifestazione. Oggi ricordo anche che è la quarta giornata nazionale della gentilezza e nei vari punti della buona educazione che devono essere rispettati quest'anno abbiamo sia la sicurezza stradale sia la cura del territorio. E quindi noi oggi riusciamo a rispettare due di questi punti perché abbiamo fatto questa mattina il percorso con le carrozze su strada, la routier, e quindi ringrazio tutti i volontari, Arcicaccia, Scout, Gruppo Sant'Anna che si sono prestati nell'aiutare la protezione civile dell'Equilatero della Fenice e la polizia locale per il servizio su strada. Inoltre vediamo come con rispetto alla cura dei parchi si possono realizzare giornate meravigliose come questa. E ringrazio inoltre Mario Mautino perché è grazie a lui che si riesce collaborando a realizzare questa giornata e oltre al duro lavoro ci si diverte anche, quindi grazie ancora. Moltissime belle carrozze qui oggi per la gara di attacchi. Sì, sicuramente oggi abbiamo portato qui a Rivarolo il terzo concorso internazionale di attacchi. Sicuramente è cresciuto nel tempo e quest'anno abbiamo anche da ringraziare il tempo che sicuramente ci ha aiutato, ma abbiamo una qualità di carrozze a livello alto, alto, alto. Infatti abbiamo due omnibus, sicuramente due chicche, che sono da vedere, da valutare e da tenere in considerazione. Sicuramente anche gli attacchi non arrivano dalle Poreidiese, ma dalla Svizzera, da Bergamo, da Brescia, dal Veneto, e abbiamo delle carrozze diciamo storiche, perché noi pensiamo tantissime volte all'auto, però dobbiamo tante volte guardare indietro e vedere che non tantissimi anni fa avevamo un mezzo che era la carrozza. La carrozza serviva per il mezzadro a portare a messa i suoi contadini, serviva al conte per diciamo pavoneggiare la sua dama e far vedere i vestiti, l'eleganza che aveva, e quindi è una giornata stupenda per me. Ringrazio sicuramente la mia famiglia che mi ha sopportato in questi mesi, perché sicuramente ho trascurato il lavoro, ho trascurato mia moglie e la ringrazio di questo. Ringrazio soprattutto una famiglia che è il responsabile del gruppo italiano Attacchi, il signor Massimo Nicolotto e sua moglie Adriana Furno. Che dire? Speriamo di riuscire oggi pomeriggio di fare bene la maniabilità e portare qualcosa al nostro sindaco che mi ha sopportato in questo evento. Abbiamo questo castello che sicuramente dobbiamo valorizzarlo e dobbiamo anche valorizzare altre location di Rivarolo. Quindi diamo opportunità a questa bellissima cittadina di crescere sempre nel meglio.